L'Italia se desta. E invece ci ha deluso molto, io veramente non so proprio adesso come... Adesso ti ci manda subito. Mi ha deluso molto, ci ha fatto pure fare una figuraccia. Maria Dinolfi, il suo popolo e la famiglia, ben trovato. Mario, buongiorno. Mario, buongiorno. Che delusi, che... abbiamo preso 114.000 voti. Più di Casa Pound. Più di Casa Pound. Ma noi Casa Pound... popolari per l'Italia che sono stati fatti apposta per danneggiarci. Insomma, non è andata malissimo. No, infatti, a proposito di Casa Pound... Il ciclone Salvini ha preso un po' di voti pure a noi, non c'è niente da fare. C'è niente da fare. Chi tocca non si ingrugna. E tu l'hai messo... meno, perché a Casa Pound l'ha sbrindellata proprio. Perché Casa Pound sì, l'ha sbrindellata. No, perché ci interrogavamo noi in redazione, adesso apriamo questa piccola parentesi, sul grande come mediatico che c'è stato su Casa Pound. Che era dappertutto. Era dappertutto, il problema, eccetera. Poi vai a vedere le elezioni... con la mobilitazione, perché la verità vera è che Salvini ha preso quasi 3 milioni e mezzo di voti in più, da qualche parte se l'è andato a prendere, insomma, quindi assolutamente inevitabilmente se ne è presi un pochino anche da noi, molti da Casa Pound, tutti quelli che c'aveva Forza Nuova, e poi ovviamente ha prosciugato il 5 Stelle con il lavoro che notoriamente è stata fatta. Visto che parlavate di Emilia Romagna, noi celebriamo il primo consigliere comunale eletto dal popolo, la famiglia, in un comune capoluogo, a Modena. A Modena, complimenti. E quindi una città importante, il popolo, la famiglia mette la sua bandiera, abbiamo tanti eletti da Gela fino a Grandate, ma siamo felici di festeggiare Modena perché è una roccaforte. Consigliere d'opposizione Elisa Rossini, una donna bella tra l'altro, quindi una grandissima bella notizia. Andiamola subito a cercare su Facebook. Andiamo subito. Torioli è un feticista delle Elisa Rossini. Tu devi sapere che Torioli è un feticista delle rappresentanti politiche. Ogni volta ho paura che non trova la foto, le deve cercare nelle foto chiedendo l'amicizia, perché credo la foto sia come il simbolo del popolo della famiglia. Per cui insomma la foto profilo è il simbolo. Hai ragione, le ha catechizzate tutte. Ultimamente Mario, credo che abbia dato vita a un'attività unanista su una leghista che non voglio dire chi è, però per tutelare la sua composizione familiare, la sua privacy, e ovviamente anche... Comunque Elisa è una gran bella bionda, oltre che una ragazza. Ma di Dolfi, però non si ecciti adesso. Senta, no, volevo suscitare la vostra. Senta, passiamo in modo un po' acrobatico dal pagano al religioso spirituale. E qui Salvini vince anche la battaglia del voto cattolico, cara di Dolfi. Eh sì, questo è un dato che va riconosciuto, è preoccupante. Oggi c'è mezza pagina di intervista al Cardinale Müller sul Corriere della Sera, non l'avete ancora notata, ma no, è una grande, lunga intervista al cosiddetto capo dei conservatori, per capirci, per semplificarla e metterla in politichese, poi non bisognerebbe mai farlo con la Chiesa, però insomma vi semplifico il lavoro. Che pone al Papa proprio la questione del rapporto con Salvini, e indubbiamente non è un caso che Salvini, la prima scena che abbiamo in immagine a Via Bellerio quando scende per commentare le elezioni, è il crocifisso in mano, e ieri durante la seconda conferenza stampa il ringraziamento agli uomini di Chiesa che silenziosamente lo avevano aiutato. E indubbiamente la questione Salvini pone un tema, diciamo, ai cattolici anche a livello ecclesiale, senza ombra di dubbio. Questa è una... cioè non possono continuare, tra virgolette, Mario, a far finta di niente, anche il Papa ne deve prendere atto. Sono proprio convinto di questo, non si può continuare a far finta di niente. Io ieri l'ho detto, serve una grande mobilitazione anche politica dei cattolici, a cui i vescovi, i pastori devono dare uno sguardo di incoraggiamento. Noi finora abbiamo fatto da soli come popolo della famiglia, ovviamente più di tanto non potevamo ottenere, ma se si intende in qualche modo condizionare, frenare, battere, qualsiasi sia l'aggettivo da voler utilizzare, l'avanzata sovranista anche all'interno del mondo cattolico, occorre ritornare a una formazione politica seria e anche a un soggetto politico che sia in grado di condizionare questa avanzata. Altrimenti, io lo ricordo agli ecclesiastici in ascolto, diciamo così, Salvini è quello che in finanziaria prova a raddoppiare le tasse al volontariato, non so se vi ricordate, insomma, quando tentò operazioni del genere. Non è uno, come dire, che ha lo spirito accomodante nei confronti
della Chiesa istituzione, anzi, come abbiamo visto, non ha difficoltà a far fischiare Bergoglio per dare un segnale, diciamo, dalla Piazza Duomo, per far capire che lui va allo scontro netto. Ecco, io penso ci sono due modalità adesso di accettare questa sfida, perché Salvini, che scende con un crocifisso in mano, lancia una sfida. C'è la modalità indicata da Müller in questa intervista, cioè l'appeasement, il concordato, va, così si capisce lo schema, oppure la decisione di scendere in battaglia politica e di farlo con la forza che i cattolici italiani hanno e possono avere. Il nostro tentativo come Popolo della Famiglia da 3 anni a questa parte è dire: serve un soggetto politico organizzato dei cattolici in questo paese. La Conferenza Episcopale ha cincischiato per anni, ha continuato a dire bibbo, batti, ci sarebbe bisogno, vari vaghi richiami a Sturzo. Ora ha due strade: o diventa collaboratrice e collaborazionista dell'avanzata sovranista, o in qualche modo, se la ritiene in qualche modo pericolosa, va in conflitto, e nell'andare in conflitto c'è bisogno anche di una soggettività politica. Non si può ridurre i cattolici all'irrilevanza e non si può, questo continuo a essere convinto di questo, consegnare le insegne dei movimenti pro-life e pro-femini alla rappresentanza salviniana, non peraltro, ma perché Salvini nella sua sincerità non si frega proprio niente, e lo si vede dai provvedimenti che assume, al di là della simbologia, per cui su sulla libreria di Salvini trovi Gesù Cristo, trovi Himmler, trovi il libro di Lilli Gruber, trovi l'ampolla del Dio Po, trovi su quella libreria proprio la fotografia del meccanismo Salvini, che alla fine è sempre un tifoso del Milan, fondamentalmente, insomma, cioè questa è la Trade Union, quindi tutto quello rappresenta un'iconografia di passioni transitorie, chiamiamole così, oppure tu strutturi qualcosa di più serio e in qualche modo che possa collaborare, condizionare, persino allearsi, guarda te, con Salvini, ma non farsi travolgere, perché altrimenti devi solo andare a fare la trattativa diretta Stato-Chiesa, in cui Salvini ormai è diventato Dominus, perché è chiaro che dopo le elezioni dell'altro ieri Salvini è il premier. Io oggi ho scritto sul mio piccolo quotidiano, si chiama Croce, oggi è il premier. Abbiamo un nuovo premier. Ma infatti, se un domani dovesse ricomporsi il centrodestra, Forza Italia e Giorgia Meloni, vista l'esperienza che hanno avuto i 5 Stelle, non esiste alcuna possibilità che si ricompone il centrodestra, ma ancora non l'avete capito. No, noi l'abbiamo capito da mo', però è finito. C'è Fratelli d'Italia, il partito satellite della Lega, e questo è il centrodestra. Forza Italia si frangerà a pochissimo, è inevitabile, Toti l'ha già spiegato. Quell'aggregazione che chiamavamo centrodestra è Lega più satelliti. E questa è la questione. Adesso è diventata eliocentrica la politica italiana. I 5 Stelle non possono fare un altro, ormai sono incaprettati. Come si muovono e provano a allontanarsi, si strozzano. Per cui non Mario, possono uscire al governo, perché altrimenti rimangono schiantati. Potrebbero sognare in futuro di fare la polarità alternativa aggregandosi al PD, ma è chiaro che sarebbe la resa, diciamo, incondizionata delle ragioni del Movimento 5 Stelle. Ma Mario De Nolfi, a proposito del PD, che è un partito che tu conosci bene, ricordiamo insomma che ne hai fatto parte, tra l'altro anche in un periodo con ruoli importanti, ma attraverso Zingaretti potrebbe recuperare una vocazione, diciamo così, vicina anche ai valori del cattolicesimo, di quel cattolicesimo progressista, e potrebbe, diciamo, magari riempire quel vuoto che tu prima evocavi? No, io non credo per niente al ruolo del PD di Zingaretti. Lo poteva fare Renzi, ma ha sprecato l'enorme occasione che gli era stata fornita, tradendo alcune questioni cruciali per il mondo cattolico. E Renzi non a caso era arrivato al 41%, perché poteva essere lui quello che costruiva il partito della nazione. Poi si è infilato in una serie di errori colossali, frantumando ogni rapporto possibile, sia con la sua radice, chiamiamola così, rossa, i vari Jobs Act, abolizione dell'articolo 18, insomma, la piazza Cigellina, per capirci, sia con la piazza cattolica, con la piazza dei Family Day, facendo le scelte sul divorzio breve, legge Cirinnà, testamento biologico. Quindi lui ha completamente sfrangiato la possibilità
di un PD interlocutore del mondo cattolico. Zingaretti è un comunista sostanzialmente, ha una formazione da PGC, il PD non avanza, il PD arretra pure ieri, pure l'altro ieri, il PD è arretrato, ha perso altri voti in termini assoluti. Sì, 100.000 voti rotti. Appunto, ha perso voti, percentualmente è cresciuto un po' per inerzia, ma la vera strada del PD oggi è il rassemblement con 5 Stelle. Io credo che sia l'unica via che può ragionevolmente costruire una polarità altra rispetto allo strapotere salviniano. Uno strapotere, cioè io sono convinto che lo schema di domani sarà Forza Italia che si aggrega sempre più all'area dei, chiamiamo, a Piddina moderata attraverso i meccanismi alla Calenda, per capirci, e se poi il 5 Stelle fa il salto, l'aggregazione finale deve essere una aggregazione del genere. Dall'altra parte ci saranno Forza Lega e Fratelli d'Italia, con ciò che Forza Italia si staccherà verso la Lega, cioè Toti, per capirci, quelli come lui. In questo schema, peraltro, un soggetto politico cattolico potrebbe fare davvero d'ago della bilancia. Quindi c'è spazio, dici? Io c'è, dico, spazio. No, oggi lo spazio sembra tutto occupato. Però la politica c'ha, non lo so, sai cos'è? Si professa, anzi si celebra il funerale dell'elettorato moderato. Si dice che non esiste più, che i tempi sono cambiati, che ovviamente c'è una rabbia non solo sociale ma generale, c'è un po' di, come dire, di caratterizzazione con un egoismo sociale nella nostra società italiana, un forte individualismo, gli strumenti di comunicazione amplificano anche questo, e quindi tutto questo renderebbe vana la formazione di... Guarda, un... chi lo dice non dice bugie, perché evidentemente i radicalismi in questo momento sono vincenti, senza dubbio. Ma la lezione della politica, per chi l'ha fatta, io l'ho attraversato ormai per 3 decenni, quindi comincio a avere capelli bianchi ed esperienza, dice sempre che una forza dell'8-10% che fa da intercapedine sui radicalismi può essere incidente in alcuni casi determinanti. Lo è stato tradizionalmente il Partito Socialista Graziano. Mi stava venendo in mente quello, infatti. Ma non solo, penso al Partito Popolare di Martinazzoli, penso a Scelta Civica, una cosa che è durata un attimo, ma esprimeva il Presidente del Consiglio, non dimentichiamocelo. Avevamo tutti i giorni a porta Zanetti, ve lo ricordate, il sottosegretario all'economia, che era uno di Scelta Civica, oggi neanche si ricorda come si chiama questo qui. Cioè la stagione per cui un soggetto, una volta tanto duraturo, e per essere duraturo la lezione di solito si va a prendere proprio dalla Chiesa, che insomma in termini di durata certamente da lezione a tutti, un soggetto duraturo, di ispirazione cristiana, moderato, che certo oggi non è immaginabile come un soggetto preponderante, ma che può raccogliere quell'utilità marginale di chi ancora preferisce il ragionamento agli slogan, dico ancora pensa che la moderazione sia meglio del radicalismo estremista, allo stesso tempo dentro principi radicali, perché sicuramente quelli cattolici non sono principi qualunque, hanno sempre una forte carica di radicalismo, ma ci sia uno spazio per tutto questo. La fatica, come al solito, e lo sa chi l'ha fatto come noi nel piccolo, è organizzare tutto questo. Quindi non è organizzare facile. È complicato, insomma, organizzare. Senti. È complicato, ma lo spazio politico, l'intercapedine al punto di caduta di questo sistema, perché noi immaginiamo che oggi è stato eletto imperatore Matteo Salvini per i prossimi 30 anni, oppure pensiamo che il quadro politico avrà un'evoluzione, si redistribuiranno le forze in campo, ci sarà una contrapposizione dell'area di Salvini con la Meloni, con qualcos'altro che si formerà. Io continuo a pensare che qualcosa che sia non asservito al salvinismo e lontano dall'opzione post-comunista possa avere spazio, uno spazio politico per essere portato avanti. Torniamo tautologicamente, come dicono quelli bravi, all'inizio, al tema iniziale, no? Il ruolo della Chiesa anche in queste elezioni europee, il futuro del ruolo della Chiesa. Ad esempio, prendo in esame come ultima riflessione una dichiarazione che ha fatto Alessandra Ghisleri, che come sappiamo è una delle più quotate detentrici dei sondaggi con Euromedia, di cui è
e direttrice. In poche parole, durante la trasmissione Mirta Merlina, all'aria che tira, ha detto che gesti come quello del cardinale Krajewski, che ha riattaccato la luce nel palazzo occupato a Roma, portano voti a Salvini. Allora, al di là della dichiarazione in sé, questo significa che la Chiesa dovrà stare attenta e non potrà più permettersi questo tipo di azione parapolitica e sociale, o la Chiesa se ne deve fregare di questi aspetti? Io penso che la Chiesa debba sempre avere una dimensione profetica. La Chiesa esiste per annunciare il messaggio di Cristo, per annunciare che Cristo è risorto e per curare le anime delle persone. Poi la fede attraversa, è come un meridiano che attraversa tutti i paralleli, quindi attraversa anche quello della politica. Dentro l'incrocio con il parallelo della politica, secondo me la Chiesa deve riuscire a mandare un messaggio chiaro, univoco e capace di evocare partecipazione. Evocare partecipazione affidando ai laici l'organizzazione della capacità poi di esprimersi politicamente. È già successo in passato, sono 100 anni che succede, la Chiesa per i primi 50 anni della storia di questo paese, dell'Italia, impediva ai cattolici di partecipare alle elezioni. Poi arrivò un prete siciliano che si chiama Don Luigi Sturzo e riuscì a dare un'organizzazione ai cattolici. Poi arrivarono 20 anni in cui ancora una volta Sturzo fu mandato in esilio, De Gasperi fu incarcerato, i cattolici sparirono dalla dimensione politica, ma poi tornarono e governarono il paese. Poi furono abbattuti dal ciclone Tangentopoli, anche lì dalla sera alla mattina sparì un partito del 35%, diventò cenere, ma comunque ricordatevelo sempre, i presidenti del Consiglio, i presidenti della Repubblica, quanti derivavano direttamente dall'espressione del mondo cattolico. Oggi siamo in una stagione totalmente nuova, in cui ancora una volta i cattolici sono evidentemente, sembrano irrilevanti. C'è un pagano, perché secondo me Salvini è un pagano, che bacia il rosario senza saperlo neanche recitare, quindi per me è un pagano, alla presidenza di fatto del governo del nostro paese. Siamo una stagione in cui, a mio avviso, Salvini non va demonizzato, ma va condizionato, e quindi credo che la Chiesa, ripeto, stante la sua dimensione profetica che è altra, debba coltivare in questo senso anche un'ambizione non di diventare collaborazionista di un potere che può essere pericoloso per la Chiesa stessa, ma abbia capacità condizionante, altrimenti rischia anch'essa di essere in Italia travolta in maniera seria. Il pensiero di Maria Di Nolfi, all'Italia si è desta, grazie al Presidente del Popolo, grazie, della Mario. Famiglia, ciao, grazie buona Mario, giornata. Buona giornata. L'Italia si è desta.